Ancora uno slittamento nella vicenda processuale che vede coinvolti gli ex vertici della Popolare dell'Etruria. Il giudice per le udienze preliminari di Arezzo, Anna Maria Loprete, ha infatti rinviato al 4 maggio l'udienza preliminare per il primo filone dell'inchiesta su Banca Etruria, che vede imputati per ostacolo alla vigilanza l'ex presidente dell'Istituto di Credito Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il dirigente David Canestri. Un rinvio che si è reso necessario dopo che nei giorni scorsi sono state depositate altre 130 richieste di costituzione per parte civile che sono andate ad aggiungersi così alle 74 già presentate il 10 marzo scorso, quando venne aperta l'udienza preliminare. Un vero e proprio boom di richieste di costituzione, un numero che sembra destinato ancora a salire, in quanto per tutta la fase preliminare potranno essere ancora depositate. Un ulteriore rinvio necessario perché il giudice, come ha espressamente detto, è stata impegnata in quest'ultimo periodo in altra questione importante che l'ha portata un po' a mettere da parte per ora questo procedimento, quindi ha avuto bisogno di un ulteriore segmento temporale per poter approfondire l'argomento e decidere sulle questioni relative alla ammissione dei parti civili. Questa è la ragione. Noi ci eravamo già depositate, ci eravamo già costituiti parte civile, quindi a questo punto non cambia nulla, per carità. Penso che chi ritiene di essere stato danneggiato ha fatto una scelta adeguata. Rinvio, a nostro avviso, si pone doveroso perché la questione giurisprudenziale sul reato contestato intralcio ostacolo agli organi di vigilanza è particolarmente complessa, perché sappiamo che c'è un filone di giurisprudenza che nega la costituzione dei risparmiatori, ma sappiamo anche che in questo particolare caso i risparmiatori sono i soggetti direttamente danneggiati dall'errato aumento di capitale sociale del 2013 di 100 milioni. A nostro avviso è molto fondata la richiesta di costituzione in questo particolare processo e ci sono le basi per un mutamento di giurisprudenza. Ovviamente fino al 4 maggio è sempre possibile chiedere l'ammissione alla costituzione di parti civili, quindi i termini sono ancora aperti.